Francesco Marcone era mio padre, è morto il 31 marzo del 1995 alle 7:10 circa di sera. Conosco l'orario perché io ero a studiare in biblioteca, tornavo a casa, ho trovato una volante della polizia davanti casa, due poliziotti che si facevano segno così con la testa, io ho capito perché lo facevano, perché era morto. E poi mi sono affacciata al portone di casa, l'ho visto riverso, l'ho riconosciuto dai suoi calzini. Nel 1995 dire che mio padre era stato ucciso dalla mafia non si poteva dire, perché mi dicevano pezzi grossi della mia città che a Foggia la mafia non c'era. Poi, qualche anno dopo, mio padre è morto nel 95, nel 98 è iniziata la guerra fra bande mafiose. Quando hanno ucciso mio padre è successo qualcosa di gravissimo, perché è stato ucciso uno come noi, che svolgeva semplicemente il suo lavoro con onestà e dedizione, lo faceva per noi perché lui credeva fermamente che lo Stato siamo noi e non una cosa lontana.